Rieccoci a noi, ragazzi. Era da un po' che non giocavo a Minecraft, però non è la mia solita serie. Girando un poco, ho visto che esistono delle mappe preconfezionate e, diciamo, ho deciso di provarne una. Questa è quella che mi è sembrata più interessante perché posso dirci tre cose: classica, estrema e aerea. Vai a capire che significa aereo. Comunque, io penso che me ne farò tutte e tre. Però voglio cominciare dalla classica, giusto per prenderci un po' la mano. Ecco. Mi hanno aggiornato. Cazzo è successo? Ah, sono spawnato in questo formicaio. E vabbè. Vediamo un po' di iniziare a goderci questa avventura. Allora. Da quello che ho capito, che poi dirò al paradosso di scriverlo nei commenti, bisogna per completare questa mappa tenere dei achievement. Alcuni abbastanza semplici, altri sono sicuri che sarà un casino riuscire a farli. Comunque. Visto che gli accenni che devo prendere per completare questa mappa sono preordinati, io direi di cominciare alla vecchia maniera, e cioè raccogliere la classica terra. E sicuramente la terra che raccoglierò non la butterò, perché da quello che ho capito le risorse in questa mappa sono contate proprio con un misurino piccolo. Per cui non devo buttare via assolutamente niente. Per quanto riguarda gli animali, non mi è ben chiaro. Ci sono degli animali, probabilmente alcuni serviranno per essere allevati, altri serviranno per nutrirsi al momento. Ma visto che uno degli achievement da prendere è fare una fatta, cosa che dovrò cercare di ammazzare meno sono le vacche e le galline. Perché le vacche mi daranno un latte, le galline le uova. Poi dei accendere fare un secchio. Sarà un casino trovare il ferro per farlo. E visto che devo fare la torta, probabilmente mi serviranno due secchi. Mi chiedo se chi ha creato questa mappa ha messo sufficienti risorse per poter craftare questi elementi. Speriamo bene. Allora, cominciamo col costruirci questo piccolo ponticello per collegarmi a questo punto qua della mappa. Perché da quello che riesco a vedere, devo fare attenzione a non cadere, in questo punto ci sta un albero. E probabilmente questo punto qua è quello più fertile per piantarci gli alberi. All'inizio ho notato che ci sta un buco su quel tetto di vetro, probabilmente da quel buco cadrà qualcosa di interessante e probabilmente potrebbe cadere anche l'acqua, che irrigherà questo punto e quindi gli alberi cresceranno più velocemente, sperando solamente che comunque non faccia passare zombie, creeper e altre compagnie belle, se no più che in aiuto è un palo infilato nel culo. Comunque, quel buco là in cima me lo voglio vedere più da vicino, quindi probabilmente cercherò di crearmi una scalinata che mi porti fino il più possibile vicino a quel buco. Naturalmente in descrizione metterò anche
un link verso dove ho scaricato questa mappa e gradualmente, quando riuscirò a ottenere determinate achievement, dalla lista che farò spawnare ancora adesso, a fianco, ogni volta che otterrò un achievement, metterò completato. L'impresa che ritengo più ardua è il fatto che in questa mappa ci sono all'incirca 18 spawn illustri. E uno degli obiettivi è quello di disattivarli o di distruggerli. Probabilmente distruggerò quelli più caricazzi, mentre invece conserverò quelli che mi potrebbero essere utili per acquisire esperienze e livelli. Ok, il banco da lavoro è fatto. Dove lo piazzo? Io direi di piazzarlo al centro. Naturalmente uno degli obiettivi è costruirsi una casa, quindi penso proprio che quando avrò sufficientemente legno, probabilmente inizierò a farmi una casa. Per il momento il tetto sarà un cielo di stelle. Vi state domandando per quale motivo ho fatto la zappa. È semplice. Per il momento ho fatto la zappa perché con la zappa intendo costruire un piccolo prato in modo da coltivare qualche seme e iniziare la produzione di pane. Il grano mi servirà anche probabilmente per attirare e nutrire le vacche. E spero di poterne farla accoppiare spesso, così almeno la carne sarà a disposizione. Come sentite un po' in sottofondo, si sentono un sacco di rumori, ragni, silver fish, zombie, scheletri. Secondo me, qua sotto, chi ha creato questa mappa ha creato pure tante rotture di palle che dovrò sbolognarmi io. Oh, porca puttana, è profondo qua. Praticamente, aspetta, vedi che sono? Cocomeri. Benissimo, ho già trovato un achievement, devo fare la farm di anguille. Sì, però il problema è arrivarci. Dovrò studiare un sistema, probabilmente mi dovrò fare tante scale. Quindi la mia idea principale di raccogliere terra, essa era necessaria, perché con questi blocchi di terra imparò delle scalinate lungo le pareti per scendere in basso. Ho sentito parlare in internet di questa mappa, ma sapevo che l'ultima versione l'avevano fatta era la 7.10, questa invece è la 8.0, probabilmente nuova e probabilmente poche persone su YouTube la stanno facendo. Quindi penso di fare una novità. Naturalmente scavare comporterà la distruzione molto rapida di questi oggetti in legno. Quindi spero di trovare da qualche parte della pietra, almeno per farmi delle bande che possano essere maggiormente rinnovabili. Se ogni tanto vedete che si sta una sfocatura nei video, è normale. Ho messo un effetto sfocato quando mi muovo. Giusto per fare. Cazzo succede? Ok, cominciamo con i bug della mappa. Spacco i blocchi ma si ricompongono. E poi esplodono. Questa cosa probabilmente sarà una rottura di coglioni. Ok, finiamo di raccogliere qualche altro sametto e probabilmente questo lembo di terra temporaneamente sarà adibito a coltivazioni. Sperando che il fatto che non ci sia acqua faccia crescere almeno, non dico velocemente, ma in fretta, almeno qualche germoglio. Naturalmente spero anche di trovare degli scheletri. Su quello ci conto, perché con la farina d'ossa potrò risolvere temporaneamente il problema che non c'è acqua.
Uno degli accendi che deve prendere e creare una fonte d'acqua infinita. Però per il momento l'unico blocco di acqua sta qua sotto. Però non avendo un secchio non lo posso trasportare. Per cui per il momento lasciamo che la piscina piccolina rimanga là. Poi gradualmente in seguito vedrò di giustarmi bene le cose. Una cosa che ho capito è che in questa mappa da nessuna parte ci sia carbone, per cui sarò costretto ad aspettare che gli alberi crescano e poi farmi la carbonella che mi servirà principalmente per le torce, perché la prima cosa che voglio fare è illuminare a giorno sta mappa, perché non voglio proprio correre il rischio che spawnino rompipalme, ma ancora sti blocchi che si compongono. Vabbè, probabilmente quando riavvierò il gioco, sicuramente, anzi, mi auguro che questo bug si risolva. Comunque, chi ha progettato questa mappa ritengo che ha fatto un buon lavoro. Diciamo che Minecraft già è un gioco molto gradevole, ma se uno crea delle mappe, questi pacchetti di mappe preorganizzati, è un modo per giocare e divertirsi. Ok, adesso in questo punto probabilmente sarà l'ultimo punto, diciamo, tranquillo, dopodiché dovrò scendere e iniziare a trovare della pietra, sempre se ce l'hanno messa, ma presumo che l'hanno fatto. Probabilmente sta in profondità. La cosa principale adesso è sistemare questo parato, questo orto, e scaricarci dentro più semi possibile. Diciamo che mi devo inseminare ben bene la zona e ingravidarlo al punto giusto. Oh cazzo, lo sto per cadere. Appena ho un minuto, devo in qualche modo tappare anche quell'altro buco là sotto. Io mi fa ben fare, lo sto facendo alle 4 del mattino. Perché purtroppo domani, tra poche ore, mi vado a dormire, visto che io lavoro di notte in questo periodo. E cazzo. Dicevo, cercherò di chiedere a Paradosso di pubblicare questi video almeno due volte ogni settimana, in modo da rendere il gameplay gradevole e duraturo. Ammetto che quell'altra serie che sto portando avanti da un po' non ci gioco, ma vedrò di mettermi in pari con nuovi episodi appena lo mio libero. Anche Paradosso non sto pubblicando molto per il semplice motivo che il mio caro fratellino purtroppo ha avuto la paralisi del braccio, quello buono, non quello mutato, e a causa è avuto una piccola ostruzione di una vena e ha dovuto fare uno shunt, per cui in questi giorni non sta registrando, non sta giocando, sta a riposo. Purtroppo abbiamo i nostri problemi e purtroppo capita che in alcune occasioni bisogna riposare, anche se far stare fermo quella furia scatenata è un casino. Ma anche lui continuerà molto presto la sua serie, per cui abbiate un po' di pazienza, datemi il tempo di rimettersi, che finisca questo periodo di convalescenza, e poi con calma vedremo di metterci tutti in pari. Io diciamo, ma quei due maiali stanno trombando e cosa? Dicevo, io ho un po' deciso di fare questa mappa anche per coprire un po' i buchi lasciati dal problema di salute di mio fratello, perciò
li pubblicherò lui, anzi, probabilmente li pubblicherò io, perché non posso chiedergli di pubblicare lui visto queste adolescenze. Allora, mi sto dando da fare per poter creare questa scalinata, perché voglio vedere più da vicino del buco. E vediamo un po' se... Mi chiedo una cosa. Se quel buco serve per far cadere probabilmente acqua o altre creature, chi ha creato la mappa si potrebbe offendere se scasso un paio di vetri e allargo un po' il buco. Non mi sembra che sia scritto da nessuna parte che bisogna lasciare integro la mappa. Per cui, probabilmente, non ci... Oh, cazzo. E lo sapevo che iniziavano i guai. Eh già, sono guai, grossi guai.